Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Mugnoli e lavoro al servizio ATA, Ambiente e Territorio, della Direzione Centrale appunto Ambiente e Territorio. Insieme con il collega Alberto Sabbi abbiamo presentato questo poster che riguarda gli indici radiometrici per la quantificazione del verde totale all'interno delle maggiori realtà urbane d'Italia. Diciamo che ci complementiamo con Alberto in maniera quasi perfetta, in quanto io ho un'estrazione più naturalistica, anche lui è un statistico metodologico puro. Allora, che abbiamo fatto nella nostra sperimentazione? L'Istat riceve dall'AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, annualmente un grande archivio di ortofoto a quattro bande spettrali, rosso, green, quindi red, green, blu e infrarosso. Che abbiamo fatto? In pratica abbiamo, usando degli indici radiometrici di vegetazione abbastanza standard, quindi niente di eccezionale, niente di stratosferico, abbiamo in qualche modo calcolato tre indici di vegetazione. Il primo, il più famoso, il Normalized Difference Vegetation Index, detto anche NDVI, che usa le bande del rosso e dell'infrarosso per estrarre, appunto, per mettere in evidenza praticamente la quantità di clorofilla presente nella copertura vegetale. Un altro indice che abbiamo utilizzato si chiama Enhanced Normalized Difference Vegetation Index ed è abbastanza, diciamo, curioso il fatto che non si usa, diciamo, frequentemente rispetto appunto all'NDVI. In effetti, se voi andate sul link del nostro poster potete anche diciamo leggere un aneddoto riguardo appunto a come è nato questo indice che coinvolge anche George Eastman, cioè Mr. Kodak in pratica, nonché padre di Linda Eastman, prima moglie di Paul McCartney, nonché tastierista e vocalista dei Wings. E dove si dice appunto che avendo la necessità di costruire, di produrre una pellicola che potesse essere usata anche con poca luce, praticamente George Eastman vide e sostituì i sali del blu con l'infrarosso. Questo logicamente per i sensori che sono a bordo di un aereo o di un satellite, questo è abbastanza, diciamo, scontato. Quindi si possono calcolare anche indici che possono essere appunto calcolati tenendo conto di tutte e quattro le bande dal visibile all'infrarosso. Un altro indice che abbiamo preso in considerazione prende in considerazione che utilizza solo le bande del visibile, quindi il red, green e blu. Diciamo questo perché? Perché prima del 2012 AGEA for ha fornito all'Istat solo ortofoto a tre bande spettrali. Quindi per diciamo, determinare una serie storica più completa abbiamo inventato, Alberto ed io, questo indice che abbiamo chiamato ENDVI visibile e che comunque trova riscontro anche in letteratura, ma è addirittura, secondo me, secondo il nostro parere, più immediato di alcuni utilizzati, che però prendono in considerazione i dati LIDAR. Allora, quindi il nostro, diciamo, oggetto, di studio sono state le località abitate principali dei maggiori comuni, italiani.
le località principali così come diciamo, disegnate dall'Istat durante il censimento, durante la realizzazione delle basi territoriali per il censimento 2011. Queste località, questi centri abitati corrispondono tutti alla località capoluogo dei maggiori comuni, tranne uno, Venezia. Abbiamo ritenuto più giusto e diciamo, più significativo prendere in considerazione non il centro Venezia, ma quello di Mestre. Detto questo, dai risultati ottenuti possiamo vedere che più che altro le città con maggior estensione e maggior popolazione offrono agli abitanti, diciamo, meno metri quadrati di clorofilla rispetto alle altre città, diciamo, più piccole e meno popolose, ma a prescindere, diciamo, dai risultati che potete comunque consultare nel poster, dobbiamo fare delle precisazioni che questo che abbiamo presentato noi, questa sperimentazione, riguarda il verde totale, quindi il satellite non riconosce né la fruizione delle aree verdi né il loro uso. Quindi, per dirla con i Led Zeppelin, not all the glitters is gold. Per qualsiasi cosa potete contattarci all'email mugnoli@istat.it oppure sabbi@istat.it. Un saluto a tutti.